Quattro camion. Questo qua è il po'. Amiche ed amici di montedeprocida.com, buonasera, siamo qui io e Paco in compagnia, o meglio, noi siamo gli ospiti del primo cittadino di Monte di Procida, il dottor Salvatore Scotto di Santolo. Allora, sindaco, buonasera, grazie per averci ospitato, più che per essere intervenuto. Sono diversi mesi ormai in sella all'amministrazione di Monte di Procida, è un lavoro impegnativo, è un lavoro duro. Abbiamo notato in questi giorni dei lavori in via panoramica. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che, diciamo così, è il risultato di un lavoro intenso che ho avuto con Città Metropolitana, responsabile di via panoramica e non solo, ma anche di via Torre Cauda e di tratto della strada che va da Acquamorta via Marconi. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che dopo questa intensa interlocuzione avvenuta con Città Metropolitana sono iniziati i lavori sulla strada e in particolare sul canale di scolo delle acque pluviali. Come potete vedere dalle immagini che sono state girate, notevoli quantità di detriti sono stati tolti da quel canale. E potete constatare voi stessi che è una quantità di materiale che posto probabilmente sarà un decennio che non viene praticamente pulito quel canale. Perché abbiamo voluto questo e perché ci è voluto tanto tempo? Perché il lavoro era importante iniziarlo, verrà fatto un primo intervento nella parte a valle di via panoramica per poi seguire e completare tutto il canale. Negli ultimi due giorni sono stati praticamente tolti da quel canale circa 10 camion di detriti che ostruivano completamente il canale e che creavano praticamente problemi seri sulla raccolta delle acque praticamente e quindi grandi serie di difficoltà e problemi di rischio idrogeologico. Perfetto, allora dopo questa spiegazione esaustiva sui lavori che appunto vedete in via panoramica, noi salutiamo il sindaco, lo ringraziamo appunto per l'ospitalità e ovviamente rimarremo come montedeprocida.com a disposizione del sindaco e speriamo il sindaco rimanga a disposizione di montedeprocida.com per dare tante altre notizie ai nostri web utenti. Sindaco, grazie mille per l'ospitalità, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti, ci sentiremo sicuramente.